dal chiostro del Palazzo Comunale di Monte San Savino al Teatro Verdi. La città della Valdichiana in queste ultime due settimane ha accolto 150 giovani da tutta Italia e da altre parti del mondo per le masterclass di musica classica che fanno parte del Monte San Savino Festival. Ho chiaramente invitato docenti di fama internazionale come punto di riferimento proprio, no, per fare questo tipo di percorso, e credo che ci stiamo riuscendo, stiamo vedendo dei bellissimi risultati. Dal pianoforte al violino, dal violoncello al canto lirico al clarinetto, per arrivare fino all'oboe. Sì, devo dire che vedere i ragazzi appassionati che si impegnano è una grande speranza in generale, perché è difficile trovare persone che sacrificano molto, perché questi ragazzi per studiare sacrificano moltissimo della loro vita. È un segno estremamente positivo, si parla sempre male delle nuove generazioni, sono distratti e così via, e poi si vedono questi ragazzi e riempie il cuore, veramente. I giovani hanno scelto di vivere due settimane immersi nella bellezza della musica e dell'arte, puntando sulla musica classica. Da un punto di vista dei sogni, cosa c'è nell'elenco? Beh, sicuramente spero che la musica faccia parte della mia vita per sempre, insomma, che poi voglia diventare un lavoro, oppure che rimanga comunque solo come una passione, un hobby. Ma l'aspirazione sarebbe appunto quello di farlo diventare un lavoro e quindi di suonare in un'orchestra magari un domani.